Buongiorno a tutti, eccoci qui in Radio Scassata 96.0, DJ Bennagy sempre con voi nel 24 marzo 2020. Andiamo avanti con un nuovo artista e nuove interviste, ma vediamo che il sindaco di un noto comune nell'Oristanese impone una sorta di scheda contro i furbetti. Perché il popolo, pur di uscire di casa, si inventa gli acquisti più disparati recandosi più volte al giorno al supermercato. In teoria la cartella della spesa dovrà essere timbrata alla cassa prima del pagamento. I supermercati dovranno comunicare al comune la lista degli acquirenti. La scheda contiene nome e cognome del titolare che la usa. Per ogni nucleo familiare è possibile avere al massimo due schede, quindi viene messo un limite alle uscite per fare la spesa. Un'altra notizia importante viene dalla Lombardia, perché si annuncia che è pronta la struttura per accogliere i bambini figli di ammalati. L'iniziativa annunciata dal sindaco di Milano in collaborazione con una cooperativa. Quindi niente scuole per i bambini, ma un'eventuale sottrazione dalla famiglia per stiparli chissà dove, sì. Ma passiamo alla musica e all'artista di oggi. Si chiama Matteo Leone, polistrumentista e cantautore di successo. Ecco a voi il primo brano, buon ascolto. Eccoci di nuovo qua, Radio Scassata 96.0. Andiamo avanti oggi con le telefonate della signora anziana. Ecco a voi la prima. Pronto? Pronto, buonasera. Ce li avete? Buonasera. Ce li avete le mascherine, per favore? No, non ne abbiamo di mascherine noi. Oh, e il gel? Il gel ce l'avete? Ce l'avete il gel? Vado a vedere. Grazie, ascolti, anche i guanti mi servirebbero. Pronto? Pronto?
Pronto, buonasera. Ce li avete le mascherine, per favore? No, non ne abbiamo purtroppo. Oh, ce l'avete il gel? Eh? Ce l'avete il gel? No, nemmeno. Oh, i guanti? Sì, i guanti sì. Che colore? Ah, oddio, bianchi e gialli mi pare. Ok, allora vorrei quelli gialli. Se devo tenere indietro nome? Allora, John Affi? Sì. Margherita. Ok, ma che taglia? La S. Ok, va bene. Va bene, a che ora chiudete? Chiudiamo alle 8. Va bene, io parto da Andrea Costa adesso. Ok, va bene. Grazie, salve. Ringraziamo sempre l'inviata, l'anziana signora, ma andiamo avanti con un altro brano di Matteo Leone e il suo ottimo blues. Cari amici di Radio Scassata, ora abbiamo una telefonata da casa. Pronto? Salve. Salve, chi parla? Salve, sono la signora Gertrude. La signora Gertrude? Sì. Oh, buonasera. Come si sente? Salve. Non lo so, un po' così, un po' debole. Lei da dove chiama? Da Forlì. Da Forlì? Sì. Ci sono stato una volta a Forlì, ho avuto una brutta esperienza in un tabacchino perché mi ha dato 2 euro false. Oh no, mi dispiace. Era mio nipote, probabilmente. Non credo, signora Gertrude. Comunque, mi dica, lei come passa le giornate? Allora, io passo le mie giornate al telefono con la signora anziana che sta collaborando con voi.
Sì, infatti mi ha detto che ha un'amica molto cara. Non sapevo che lei volesse telefonare alla radio. Bene, esatto. Finalmente conosciamo l'amica della signora anziana, signora Gertrude. Esatto, caramba, che sorpresa. Oh, ascolti, lei non va con la signora anziana a cercare dei dispositivi di protezione individuale nei negozi per la città? Allora, me l'ha proposto, però mi vergogno un po' e quindi ci sto pensando, ma potremmo iniziare una collaborazione. Ma come mai lei prova vergogna? Non lo so, non vorrei disturbare i poveri ragazzi che lavorano. Ma scusi, se lei ha bisogno di protezione è normale che deve andare a chiedere. Ha ragione, sì. Ascolti, ci racconti ora una storiella. Che storiella vuole sentire? Allora, mi canti una canzone. Allora... Ok, signora Gertrude, allora la ringrazio per aver chiamato. Lei cosa mangerà oggi a pranzo? Allora, ho fatto il topinambur con i topi. Non ho capito, scusi? Il topinambur con i topi. Con topi? Sì. Ma lei mangia il topinambur con i topi, scusi? Sì, me li hanno spediti dalla Cina. Ma che cavolo sta dicendo? Io non ci credo, signora Gertrude. Non chieda alla signora anziana, allora. Glielo chiederò, va bene. Ok. Va bene, allora la ringrazio per questa intervista. Ci sentiamo alla prossima occasione, signora Gertrude. Va bene, arrivederci. Salve. Un abbraccio. Salve, un saluto da tutto lo staff. E tutto lo staff di Radio Scassata 96.0 saluta e ringrazia tutti i collaboratori, tutti i partecipanti alla trasmissione e tutti gli intervistati. Ora torniamo ai questionari telefonici con l'anziana signora. Pronto, buonasera. Ce le avete le mascherine, per favore? No, non le abbiamo, sa signora, non stanno arrivando. Arriveranno? Chissà quando. Oh, ce l'avete il gel? Neanche quello, l'abbiamo tutto in ordine, dobbiamo aspettare. Oh, social man... dell'alcol, usi dell'alcol, se è dell'alcol, signora. C'è dell'alcol? Sì, usi dell'alcol rosa, se è dell'alcol. Va bene, ascolti, ma i guanti li avete? Guanti al momento qualcosa c'è, ma sta finendo anche quello, eh? Ascolti, ma è vero che non posso comprare i colori e i quaderni? No, li può comprare, vieni qua che li può comprare. Ah, perché mio nipote li ha finiti. Bene, venga che li aspettiamo, grazie. Va mille. Bene, grazie, è stato molto gentile. Prego. Salve. E ora proseguiamo la puntata con la musica di Matteo Leone e un altro suo brano. Come close, babe. I know you want me. Come close, babe. I know you want me. Come close, I wanna hurt myself. Because the reason for my loneliness. I'm telling you, but you tell me. You are not good enough for me. You are not good enough for me, babe. Thank you.
are the moon. Your eyes are wonderful. But the curtain can't close. But you tell me you are not enough for me. You are not cari amici di Radio Scassata 96.0, ora abbiamo una telefonata da casa. Prego la regia, me la può passare per favore? Pronto? Pronto! Chi è? Buonasera, sì, buongiorno a tutti, lunedì bastardo. Io non ho bisogno di tante presentazioni, anzi mi meraviglio come ancora non siete riusciti a riconoscermi. Ma in passato mi sono già fatto sentire. Sono la febbre gialla. Come la febbre gialla? E cosa vuole? Allora vorrei evidenziare un paio di aspetti. Com'è che dalle vostre parti in Italia state pompando quell'inutile bastardo di coronavirus, inutile. È un virus innocuo e voi sottovalutate la mia potenza. Già in passato mi sono fatto sentire. Signor Febbre Gialla, guardi che il suo amico coronavirus, Covid-19, sta mietendo un sacco di vittime. Manco i numeri sono taroccati, anzi i numeri che state dando sono taroccati, e vi presenterò presto per farmi sentire. Ma lei... In Italia sono passato pochissimo, non passerò nuovamente in tutta Europa. Signor Febbre Gialla, le ricordo che lei è già stato sconfitto. Che deficienti, non avete ancora imparato un cazzo dei virus, non avete ancora imparato che io mi rafforzo sempre di più ogni volta che voi attenuate la mia potenza. Ma guardi, io non so esattamente come funziona il... Devo risvegliare il mio amico Ebola. Il suo amico Ebola. Anche il suo amico Ebola gli abbiamo dato una bella bottarella. Vi siete venduti anche voi di Radio Scassata. No, venduti a chi? Venduti al coronavirus, state credendo. Ma veramente noi siamo tutti sani, quindi non abbiamo nessun rapporto col coronavirus. Ah, non avete nessun rapporto, però i dati che state comunque rilasciando anche durante le interviste sono dati non reali. Ricordatevi che il coronavirus non ha ucciso proprio nessuno. Ma lei si sbaglia di grosso, signor Febbre Gialla. Senta, chi meglio della Febbre Gialla può parlare? Penso che ci siano ben persone ben più accreditate di lei che possono parlare a riguardo. Le persone, quel deficiente là. No, no, per favore, rischiamo una querela. Stia calmo, trattenga i nomi. Ma che querela? Perché non vengono riportati i dati esatti? Guardi, le faccio presente che secondo i capi non bisogna parlare a vanvera di questi argomenti perché rischiamo gravi ripercussioni. Parlare a vanvera? Mi state vendendo, sono la febbre gialla. Ho capito che lei è la febbre gialla, ma mi pare anche un ciarlatano. Ah,
ciarlatano dopo tutti quei cazzo di bambini che ho ucciso. Le sto dicendo. Come si permette? Vuole che faccio visita nella sua casa? Ma signor Febbre Gialla, guardi, se ne stia pure dov'è, non ci interessa avere contatti allora, con lei. Con la vostra trasmissione di mettere a tacere questo inutile coronavirus, che cazzo di... Ma veramente la nostra è una trasmissione musicale e facciamo delle interviste alle persone nostre amiche. Siete una trasmissione musicale che comunque avete parlate ugualmente del coronavirus. No, è un argomento che è sulla cresta dell'onda, quindi capita di affrontare queste discussioni, sì, ma non vedo che male ci sia. Sopravvalutare quel deficiente di coronavirus secondo lei non è un male. Ma lei è in combutta con... una confusione, perché cosa? Perché noi... mi state rendendo? Noi non stiamo creando nessuna confusione, è la stampa che crea confusione, non mica noi. Ah, è la stampa che crea confusione. Io direi proprio di sì. Io vi rifarò visita. Perché non va a fare la visita? Piangerete il coronavirus. Perché non va a fare visita a qualche vecchiaccio, dopo le mando la lista? Va bene, e allora aspetto. Va bene, va bene. Ho giusto qualche nome da poterle suggerire. Fisto. Va bene. Quando passo io non cresce più l'erba. Va bene, signor Febbre Gialla. La ringrazio per aver chiamato qua in redazione. Spero che se ne stia a casa anche lei. Pronto? Sto dormendo. Come? Io sto ancora dormendo. Bene, se ne stia ancora a letto. No, voglio svegliare il mio amico Ebola. Il suo amico Ebola è già stato sconfitto come lei. Questa parola sconfitto non mi piace manco per un cazzo. Lo so, qualche caso ancora c'è in giro, però non si preoccupi, verrete debellati come non niente. Arriverò anche nella sua casa. Allora, per il momento chiudiamo qui, signor Febbre Gialla. Mi sembra che abbia già affrontato abbastanza castronicamente tutti gli argomenti di cui poteva parlare. La ringraziamo a nome dello staff di Radio Scassata e speriamo di non vederci mai. Arrivederci. Arrivederci non credo, spero di no. Come vuole. Addio, signor Febbre Gialla. Addio. Arrivederci. Addio. Arrivederci. Addio. Grazie al signor Febbre Gialla e ora un altro brano di Matteo Leone. Sit down over river. I sit down over river. I'll be watching you. I'll be thank you.
Eccoci sempre su Radio Scassata 96.0, ma torniamo all'anziana signora! Buonasera! Buonasera! Ce li avete le mascherine, per favore? No, no, non le vendiamo, mi dispiace. Oh no, oh no! Ascolti, ce l'ha il gel! Non lo so se è arrivato il gel. No, non abbiamo neanche quello, mi dispiace. Oh, va bene, va bene. Ascolti, almeno ce li avete i guanti? Sì. I guanti sì? Direi, non so se sono arrivati oggi, però i guanti sono arrivati, li hai visti? Ma neanche quelli, no, neanche i guanti. Oh no, oh no! Io ormai sono già uscita di casa. Va bene, vengo a comprare qualcosa. Va bene. Va bene? Salve, ok, salve, salve. Pronto? No, buonasera, buonasera. Ascolti, ce le avete le mascherine? No, non ne vendiamo noi. Oh, ce l'avete il gel? Come? Il gel ce l'avete? No, neanche. Oh, ce li avete i guanti? No. Oh, allora vengo a comprare il terriccio. Va bene. Grazie, salve. Eccoci cari amici di Radio Scassata, siamo arrivati all'appuntamento con l'artista! Pronto? Pronto? Ciao, chi sei? Ciao, sono Matteo Leone. Oh, Matteo Leone, abbiamo appena sentito alcuni tuoi brani, come stai? Dai, sto abbastanza bene, per come si può star bene in questa situazione. Allora Matteo, dimmi, come va il lavoro? Quale lavoro? Fai molti lavori? Sì, vabbè, no, lavoro come musicista, dunque diciamo che è tutto bloccato, dunque il mio lavoro è finché non si sblocca qualcosa, non esiste. Quindi a livello lavorativo sei fermo, bloccato? Sì. Ok, ok, ho capito. Anche io e molti altri siamo nella stessa situazione, vediamo come ne usciremo. Ok Matteo, raccontaci, parlaci del tuo progetto musicale. Allora, il mio progetto musicale è un lavoro che inizia 5 anni fa più o meno. Sì. Un pochino di più, dove durante un periodo di, diciamo, di particolare della mia vita ho deciso di mollare il mio strumento principale che era la batteria per poi rimettermi a lavorare come cuoco, che è l'altro lavoro che facevo, e niente, nei tempi siccome non potevo suonare la batteria ho voluto mollare, ho deciso di prendere la chitarra in mano. Alla fine suonando ho scoperto anche il cigar box, che è veramente una scatola di sigari. Sì. Con delle corde, e da lì mi si è aperto un mondo, cioè mi si è aperto il mondo del blues, mi si è aperto tutto una serie di cose derivanti al blues, dalla tra virgolette semplicità dei tre accordi, dunque tipo mi si è aperto veramente un mondo bellissimo, da lì comunque è iniziato tutto. Bene, in questi brani che abbiamo sentito, quindi tu suoni la chitarra, la batteria, il basso? Sì, basso, anche il contrabbasso. Anche il contrabbasso, bene, sì. Bene, bene. Quindi diciamo che sei un polistrumentista che riesce a suonare tutti gli strumenti per i propri brani, per le proprie produzioni. Esattamente. Bravo Matteo, complimenti. Grazie. Complimenti. Grazie. Bene, hai anche altri progetti? Sì, ho un altro progetto, diciamo parallelo, che sono i Don Leone, di cui comunque con i Don Leone abbiamo vinto... Don Leone? Esatto, sì. Sì? Abbiamo vinto l'Italian Blues Challenge nel 2018, bene. Che diciamo, è il contest di blues più importante. Da ho lì siamo andati a rappresentare in Europa, il blues italiano in Europa, siamo arrivati in quarti e poi anche siamo andati anche a Memphis, in quello internazionale dove c'erano tutte le band, 250 band. Ma complimenti Matteo, complimenti. Se vi fa piacere potremo ospitarvi in un'altra puntata di Radio Scassata. Volentieri. Va benissimo. Ok, caro Matteo, allora non so, vuoi parlarci di qualcos'altro? Sì, voglio parlare appunto del prossimo lavoro che sto facendo.
facendo, magari dovevo uscire a breve, ma diciamo che rimandiamo un po' perché e comunque non potrei portarlo in giro, dunque magari aspettiamo questo progetto con quale band? Con il sempre solista. Ah, ok, con il tuo progetto solista, ho capito. Sì, diciamo sto facendo, ho già inciso il nuovo disco. E sarà un, diciamo, un disco blues, però intendente alla world music. Diciamo la peculiarità sarà tutto cantato in tabarchino, che è il dialetto che parliamo sia a Calasetta che a Carloforte. Un genovese arcaico, un genovese fermo nel 1400 più o meno, 1600. Bene, non vedo l'ora di sentire il tuo prossimo lavoro allora. Ok. Bene. Va bene, ti ringrazio per questa intervista, caro Matteo, un saluto da tutto lo staff di Radio Scassata 96.0, seguici su Telescassa, ci vediamo presto! A presto, ciao! Grazie ancora! Ecco a voi, cari amici, l'ultimo brano di Matteo Leone! Just tell me.